nell'ultimo periodo mi sono appassionata molto alla tecnica del punch needle e ho creato un po' di cosine. Cuori ex voto, questi simpatici animaletti. Ah, questi sono i primi che ho fatto, un piccolo alieno e una stella, un fiorellino, una viola. Questo è un Evil Eye in versione più minimal. Poi abbiamo uno scarabeo, che è comunque un simbolo fortunello, e una ragosta che pensavo di attaccare in cucina, sempre un cuore ex voto, altro cuore ex voto, labbra, queste pensavo di attaccarle sopra il comodino in camera da letto, un altro cuore, altre labbra, un piccolo leone, ape. Questo è il primo che ho fatto, dove praticamente mi erano avanzati dei pezzettini di filo di diversi colori e avevo creato questa cosa che era un coffee please. Avevo appeso al frigorifero perché la mattina se non prendo almeno due caffè non riesco a partire. Ora non mi piace molto, infatti questa penso che sarà l'unica cosa che non completerò. Dato che sono comunque da terminare, perché c'è la tela Aida che ancora si vede e deve essere incollata sul retro, come ad esempio ho fatto con queste labbra. Queste labbra hanno già la tela incollata sul retro. Quindi in questo video voglio fissare bene la tela Aida sul retro. E poi ho comprato lo scotch, non c'entra niente, ho comprato questo tessuto che sul retro ha una sorta di colla che con il ferro da stiro si scioglie e si attacca alle superfici o a quello che si vuole. E poi ho preso queste fettucce di cotone, che vabbè, adesso io ho questa passione per il verde, l'ho presa anche nera in base al colore che ci sarà meglio. Le attaccherò per riuscire a creare una piccola asola e riuscire ad appendere queste cose alla parete. Ok, mi sono trasferita per terra perché mi era più comodo. Allora, vediamo un attimo, mi sono procurata anche delle forbici perché per riuscire ad incollare la tela è più comodo tagliarla. Allora, iniziamo a terminare, a completare il piccolo leone. Qui ho la colla a caldo e probabilmente non ho molta ricarica, dovrò aggiungerne. E niente, incolliamo. Dopo saranno un po' tutti da pulire, comunque. Continuiamo. Ok, queste labbra, beh, già c'è molta tela in abbondanza, quindi taglio la tela in eccesso. Queste sono le classiche forbici dell'IKEA, che vendono in un pacco da tre e che tagliano benissimo. Sono fenomenali. Effettuiamo dei tagli in corrispondenza delle rientranze per cercare di agevolare meglio l'incollaggio. Non so se si dice così, ma va bene. Ah, questa parte è da tagliare, mi ero dimenticata, questa parte centrale. Vediamo se facendo un'opera molto aggressive riusciamo a tagliare questa cosa, oppure devo prendere il cutter. Ok, ce l'abbiamo fatta.
Ora abbiamo incollato la telaida su. Vediamo come poter rifinire il retro delle nostre decorazioni da parete. Partiamo con un qualcosa di semplice. Intanto ho acceso il ferro da stiro. Visto che questa fantastica viola è un cerchio, direi di partire con questo, in modo tale che più di tanti danni non possiamo fare. Quindi tagliamo la stoffa. È la prima volta che utilizzo questo tessuto, quindi io non so esattamente cosa ne verrà fuori. L'unica volta che ho utilizzato una cosa simile è stato con delle fettucce dell'IKEA che servono per praticamente fare l'orlo alle tende, e in quel caso ho utilizzato una cosa di questo tipo. Oltre a rifinire la parte retrostante con questo tessuto, volevo mettere anche una piccola asola in modo tale che si possano appendere queste decorazioni. Allora, come facciamo? Tagliamo l'asola della dimensione che ci piace. Io sinceramente non ho idea di come poter fare questa cosa, non ne ho proprio idea. Vediamo se forse sarebbe più comodo disegnare direttamente il profilo con un pennarello apposito per la stoffa o un gesso. Adesso che ci penso, ho dei gessi comprati all'IKEA. Incredibile, potrebbe funzionare. Allora vado un attimo anche a rifinire qui, che si vede un pezzo di tela e proprio non mi piace. Anche qua si vedeva, anche qui e anche qui. Non so se è il metodo corretto, io sto provando adesso in diretta. Voglio creare, vediamo qui, quindi questa zona qui, dopo riattaccherò esattamente così, sì, una fessura. Quindi vado a piegare la stoffa a questo punto, però la dovrei piegare dalla parte opposta per riuscire a tagliare. Quindi proviamo, tagliamo così, dovrebbe bastare per riuscire poi ad infilare questa in questo modo. Vediamo, così. Vediamo, dovrebbe essere abbastanza centrato, non è così semplice, sembra facile, ok. Olè, ho il ferro da stiro che dovrebbe essere abbastanza, non so se, cioè, va al vapore oppure no con questa stoffa, comunque, boh, pronti, partenza, via. Ok, fantastico. Ecco, la prima decorazione da parete direi che è stata fatta. Ora penso che ne farò qualcun altro, non tutti perché non ho la pazienza e non ho la voglia oggi di terminarli tutti, però ne farò altri. Alla fine è abbastanza veloce, basta prendere.
Ok, e anche questo è fatto. Ora, non so se ho voglia, ma sì, dai. No, non dire se non ho voglia, non lo faccio la prossima volta. Volevo fare anche le bocche, ma attualmente ho finito le forze, quindi non mi va. E vi farei male svogliata, no? Meglio, no? Adesso pulisco tutto, li appendo alla parete e ve li mostro. Ok, allora c'è un attimo di disagio, pulirò dopo. Intanto ve li mostro. Cuore, leoncino, viola e apina. Molto carini. In alcuni però il bordo è necessario, tipo in quest'ape secondo me fare un bel bordo di contorno ci sta bene. Bene, il video è finito. Alla prossima. Ciao!